Sono le 7.32, oggi è martedì 15 marzo, noi vi diamo il buongiorno dallo studio 1 di TV 2000 con Antonella. Buongiorno a te Anto. Buongiorno a te Giacomo, buongiorno a tutti quanti voi. La pitta calabrese che stiamo preparando dall'altro lato dello studio secondo me è perfetta per la ricetta che prepareremo stamattina. Siamo lontani ma non troppo, ci colleghiamo subito con il nostro gnomo dei boschi Augusto Tacci, buongiorno. Carissimi, buongiorno a voi, come state? Noi stiamo bene anche perché in studio stanno preparando da mangiare, come hai visto, quindi quando abbiamo qualcosa da sgranocchiare siamo molto felici. Però anche tu virtualmente quest'oggi ci preparerai qualcosa e la scritta sopra le nostre teste già ci dà il suggerimento. Minestra di castagne secche. Oh, allora le castagne secche, che sono secche, sta a sentire come suonano. Se senti che suonano... Beh, anche perché il tempo delle castagne è finito, quindi per forza secche devono essere. Buone pure per le cartelle della tombola. Le castagne secche venivano essiccate per poi farci anche la farina macinandole. Però noi oggi ci prepariamo una minestra. La minestra di castagne secche, dopo averle messe in un tegame, vado... La vedete questa? Il contenitore dello gnomo. Dal contenitore dello gnomo sto prendendo il finocchio selvatico. Raccolto da te, giusto Augusto? Come? L'hai raccolto te il finocchio selvatico, giusto? È chiaro che l'ho raccolto io. Ecco, ecco le immagini. Lo sto raccogliendo e quando l'ho raccolto lo metto nelle castagne, perché voi sapete che le castagne... sono quelle che fanno un po' gonfiare e siccome il finocchio è un prodotto carminativo è chiaro che poi dopo i gas dall'apparato digerente vengono eliminati. Vado ancora nel contenitore dello gnomo, prendo... Vediamo che altra sorpresa ci aspetta dal contenitore dello gnomo. La cipolla, la metto insieme a queste castagne secche. Quindi abbiamo detto castagne secche, cipolla e finocchietto selvatico fino a questo momento, ma c'è dell'altro. L'acqua, vedete, ce l'ho in questo contenitore abbondante perché, come abbiamo detto, è una minestra. E tutto questo lo facciamo cuocere a lungo, ma a lungo, a lungo, a lungo. E dopo che hanno bollito queste castagne secche, eventualmente un pizzico di sale non ci sta male, noi ci dobbiamo aggiungere una pasta. Io la pasta per voi l'ho preparata, questi quadruccini che dalle mie parti si chiamano le cicerchie, sono fatte solo con farina integrale, acqua e un pizzico di sale. Le mettiamo insieme a queste castagne secche che hanno bollito a lungo. Ma a lungo, però, a lungo, a lungo, diciamo più o meno in tempistiche, come si traduce? Ma ci vuole anche quasi un'oretta farle cuocere bene, perché dopo noi le dovremo mangiare quando sarà finito il piatto, perché non vi ho detto che il piatto per essere completato deve essere addizionato di un altro prodotto del mondo rurale, il latte. E poiché questa ricetta me l'ha raccontata l'amica Cadeddu, che viene dalla Sardegna, immaginavamo che il latte ideale per questa ricetta è il latte di pecora. Si fa continuare ancora un po' a cuocere, poi prima di finire si va nel solito porta spezie dello gnomo. E si piglia un pizzico di cannella. Anche la cannella ci metti? È sempre che con Augusto non si capisce mai se è dolce o salato la preparazione. C'è sempre quel pizzico di dolce che ti lascia allora, un po'. Allora, se vuoi vedere che è un prodotto salato, ti faccio vedere che dal portaspezie vado a prendere anche il sale, che non ci sta male. Perfetto. Non esageriamo. Ascolta, alla fine però che cosa ci verrà fuori?
viene fuori la minestra di castagne secche. Cosa vuoi che venga fuori? Queste castagne. Allora, io dico anche a chi ci sta seguendo da casa, mandateci le vostre foto, i vostri video della minestra di castagne secche. Se quest'oggi decidete di prepararla, avete anche il modo per tirare su col pane, con la pitta calabrese. Grazie mille. Ad Augusto Docci. È un prodotto molto energetico. Perfetto, guarda, un prodotto energetico che con il freddo che comunque sta facendo in questi giorni è perfetto. Le castagne le abbiamo conservate dall'autunno. Augusto, grazie mille come sempre per averci portato le ricette della tradizione lontane nel tempo. Ricette che ritroveremo dopo la pubblicità.